Sulla carabina della SILA modello Monza, eh, la Paganini di Torino ci ha fatto trovare già belle montato un, eh, il cannocchiale di Vertice che attualmente eh, produce la Simmons. Cannocchiale che rispetto ai vecchi Simmons che vedevamo 50 anni fa sulle prime carabinette 22, ha fatto dei passi notevoli. Eh, fortunatamente ha fatto dei passi notevoli tecnicamente, mantenendo però una quotazione estremamente interessante. Eh, canocchiale con fusto monopezzo, eh, diametro del tubo da un pollice, eh, quindi grandi possibilità di trovare anelli e attacchi di tutte le sorte. Il canocchiale ha dei il modello innanzitutto si chiama 8 point ed è un 6-18x50, quindi una misura estremamente attuale, estremamente varia, estremamente utilizzabile in tantissime situazioni. Si può adoperare con la riduzione a 6 ingrandimenti, anche in un tiro di imbracciata si ha ancora un bel campo visivo e non si ha una grossa dimensione del, del bersaglio, per cui lo si segue meglio in una corsa. Dopodiché per il tiro a fermo ci si regola eh, in un uh, campo d'azione dove non si sfondino i 100, 120, 150 metri, ci si terrà regolati su 6, 7, 8, 9 ingrandimenti. Infatti vediamo nella... Nella regolazione addirittura il 9 che è un valore molto usato negli Stati Uniti, il 9 è riportato in rosso anche per richiamare immediatamente la, la regolazione a, a colpo d'occhio. E poi salendo verso i 18 ingrandimenti si ha naturalmente tutta una gamma per insidiare selvatici a lunga distanza, eh, non esageriamo. Eh. Eh, e poi naturalmente divertirsi in poligono perché il, il bello è poi anche molto lì. Il reticolo è un, un plex, quindi con i quattro bracci della croce leggermente ispessiti rispetto alla parte centrale molto fine, quindi eh, che permette tiri anche a distanza molto accurati perché essendo posto il reticolo sul secondo piano focale eh, col variare degli ingrandimenti eh, il rapporto croce bersaglio rimane sempre quello, quindi molto fine, non viene una croce che apparentemente eh, si spessisce e copre prosteticamente molto il bersaglio. Le regolazioni sono affidate alle due classiche torrette con i coperchietti eh, ancora normali, cioè. Passo a vite che sottende il tamburo con le regolazioni. I click sono ravvicinati ma ben sensibili, si percepiscono bene con le dita. Segnato naturalmente il verso in cui l'ottica alza il tiro: segnato che la regolazione, ogni click sottende un quarto di MOA a 100 yard, quindi trasmesso tutto in termini metrici, diciamo i 72 Millimetri a 100 metri per ogni click. E, tra l'altro, entrambe le torrette hanno una capacità di scostamento di 30 MOA, quindi c'è un campo di azione piuttosto vasto. Una bella cosa, eh, doverosa, obbligatoria e pratica per un cannocchiale con molti ingrandimenti come questo la regolazione della parallasse qui è ancora affidata alla, alla corona calettata sopra alla lente obiettivo eh, regolazione che vanno da, da, da 15 metri addirittura a 300 e poi l'ultimo attacco è infinito con le scanalature che facilitano la presa è un mezzo per dar meglio i colpi, una cosa da cui non si può prescindere quando si va a toccare già i 12 ingrandimenti. Qui addirittura con i 18 è doveroso che ci sia, è molto bene che la Simmons l'abbia predisposto. Gli anelli hanno le solite 4 viti Torx, che si serrano ovviamente in croce, e l'aggancio di base alla slitta Picatinny per il prezzo a cui è venduto da fin troppo ecco. e veramente al giorno d'oggi si riescono a trovare di queste cose. Per carità eh, non si può pretendere la luna, ma eh, credete che con una spesa del genere eh, è difficile trovarsi poi in situazioni eh, disagiate eh, o disagevoli come può capitare. Certamente non andrete a insediare il cervo negli ultimi dieci minuti di di vista, ecco, non è questo il mestiere da fare con un Simmons, ma tutto quanto il resto e lì in mezzo ce n'è proprio tanto, 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 eh, avrete un mezzo con cui divertirvi e avere dei buoni risultati.